Ragazzoni, buonasera, buongiorno, perdonate se parlo un po' più piano. Oggi nuova review ed è il motivo per cui non sono uscite, o meglio, non è uscita la top dei difensori oggi perché ho un po' di mal di gola se inizio a parlare per tanto tempo, quindi perdonate eventuali pause o altro. Questo video verrà editato, mentre quello della top che uscirà, registrerò domani, uscirà poi il primo, non verrà editato, ma mi fa veramente male la gola se parlo per tanto tempo, quindi è un po' così. Nuova review, vi lascio le clip e ci vediamo tra poco. Così posso finalmente sperare di avere un pad che funziona. Allora, aspettate che apro un attimo sta roba, poi andiamo a testare il cappellaio matto. Se lo vedo in mano a Simonino, gli amputo un arto. Ah, beh, pulito nero, raga, guarda un po' che clean. Pulito, bellissimo nero. È il primo pad nero che ho. Speriamo che duri, almeno questo. Dov'è? Non c'ha la coppola, raga. Non c'ha la coppola. Non c'ha la coppola. Niente, ma ve l'ho detto, raga, perché non c'ha la foto con la coppola. Madonna, che strano usare Yashin in difesa. Dai, Yashin! Ragazzi, ma non mette la gamba sto Yashin, però, eh. Ce l'ha? Ah, sì, ce l'ha, ce l'ha, ce l'ha, ce l'ha. Ce l'ha, ce l'ha. Bravo, bravo. Cazzo, questo 2 milioni deve volare, cioè. Bravo, bravo, Yashin. Sì, la gamba la puoi mettere, ti giuro che la gamba la puoi mettere. Non è che ti succede qualche danno fisico, eh. La puoi mettere la gamba, bro. Dai, su, costi 2 milioni, maledizione. Ah, nei cambi di direzione sto Yashin è velocissimo. Il problema è che mi sembra poco automatico. Attenzione, subito. Si presenta così? Raga, ma c'è dei 99 al dribbling? Ma questo pare Balotelli. Pare Balotelli sto Courtois. Corri tipo. Porca troia. Bella Salah. Corri, Wright. Ma dove deve andare sto Wright? C'ha veramente un bel L1, raga. R1, scusate. Bravo, Wright. Qua ti sei girato bene. Bravo. Sì, al cappello, Yashin, raga, al cappello. Bravo, Thibaut. C'ha un R1 spaventoso, sto Courtois. Il problema è che ha solo quello. Super Mario! Madonna, questo c'ha un'ignoranza, sto Balotelli. Troppo forte, Mario. Peccato non gli ha messo il tiro, anche se ogni tanto tira ste bombe così col verde. Ragazzo, Bright... Martinelli 10x. Sovrite c'ha il razzo, raga, però. Ah, ma è Super Mario! Fa vomitare sto Courtois, ragazzi. Fa vomitare. Balotelli è 40 volte sto Courtois. Oh, Super Mario, subito. Wright, non puoi correre meno di Kanté. Bravo, Lamptey. Cioè, questo ti prende sti metri in avanti. Fa una differenza. Poi non so, magari sono io che mi trovo particolarmente bene. Però vedi questo, come si mette poi davanti. Questa è una carta che se aveva del tiro era una roba senza senso, sto Balotelli. Ma già adesso per me è una carta almeno da 200k. E poi, raga, quando fa sto fake shot mi dà proprio le vibes di Cristiano. Cioè, sto Renato costa come la Sauer, ragazzi. Questo Renato a questo prezzo con queste stazze...
Vedi, forte, presente, aggressivo come al solito, però non puoi pagare così tanto. È questo chi patisce l'R1 di questa stronza. Però vedi che ci dà sta debigna. Bravo, Gunde. Sì, il fatto che ha le skill, questa qua praticamente inutile, perché fai una skill e prende 40 cm di ampiezza, ma... Bravo, Renato. Questo playstyle di Renato non serve a niente. Non prende metri, raga, questa con le skill, incredibile. Troppo piccola, troppo corta. Ma tu! Raga, questa è demoniaca nello stretto. Con le skill non prende metro, ma manco per sbaglio. Sprint boost. Brava. Vabbè, raga, mica male questo. Oh, ma che scherzate, mica male questo. Riesce a non farla trombare da qualche DC di 2 metri. Ovviamente si intende prendere la palla. Bravo, Kunde. Ecco, Kunde da DC ha già fatto più cose di quelle che ha fatto da mediano. Bravo, Kunde. Bravo, Renato. Raga, comunque sto Renato ha del grosso potenziale, solo che non l'hanno pompato a dovere. Che forte sta strofa. Allora, eccoli qua i giocatori che ho provato oggi. Poi domani riuscirò a provare Alaba, l'evoluzione, e Raul e Brian White pure. Ma penso mi interessino più Raul e Alaba, poi ne parleremo in futuri video. L'altra cosa che volevo dirvi, penso porterò anche poi un video con la mia squadra ideale prima dei Toti. Fatemi sapere se avete altre idee, ditemele, scrivetemele che valutiamo. Allora, questi giocatori provati, Balotelli, raga, ve l'ho rimesso al volo, ne ho già parlato, c'è già la review. Però l'ho riusato, ci ho fatto la VL sul secondo, sto 12-3 sul secondo con Torres, Punta e Balotelli. E questo Balotelli, raga, è un SBC che per me dovete fare assolutamente, perché è una roba incredibile. Sia nello stretto, coi doppi passi letteralmente vola, e ha un fake shot che ricorda quello addirittura di Cristiano Totti. Non sto scherzando. Ovviamente, soprattutto se non prendete i timed, la finalizzazione è quella che è, ma lo avevo già detto. Coi timed un po' questo problema si argina. Mi ha segnato veramente tanto, anche da sub, anche sulla fascia. Per 60k fatevelo, anche perché in futuro con queste stats, chissà, difficile per il dribbling, però magari se sorpassano un'evoluzione in cui non chiedono un requisito dribbling si potrebbe anche rievolvere, però per 60k fatelo. Wright, che ho provato anche qua sul secondo account, più su un altro account, ci ho fatto 8-9 partite, lo riuserò domani, purtroppo raga, no. Per me no, perché il razzo non sembra averlo, vi dico la verità, letteralmente fa una fatica andare via in velocità assurda, non c'era un buon gameplay anche, rivediamo domani, ma comunque per 600k una carta no. Finalizzazione nella media nulla di speciale, nello stretto buono, molto buono nello stretto, passaggi mediocri, a questo punto molto meglio Martinelli, tutta la vita senza ombra di dubbio, che se ricordate non vi consigliavo troppo per il prezzo, ma mi era piaciuto molto, questo oltre il prezzo nel complesso un player average, quindi per me non va sbloccato, cacciatore nel caso. Ho provato poi Yashin, che dire, Yashin, raga, ha la coppola, se vi interessa, in game, anche se si vede poco, un buon difensore, la cosa che mi ha stupito è che tende tantissimo ad andare a cercare l'anticipo a centrocampo da solo, cosa che non ho visto fare ad altri quest'anno. Con l'L2 molto veloce, molto rapido sul lungo, giocatore che vale però massimo 500k, 600, per me è una sorta di Walker, raga, per capirci. Non molto automatico, buono quando sei tu ad andare a muoverlo, a portarlo addosso al portatore di palla, buon body type, però ripeto, a questo prezzo, raga, assolutamente no. Ombra nel caso. Renato, raga, purtroppo è un giocatore al momento incompiuto, direi, perché è molto simile all'Evo radioattiva, anzi Levi radioattiva addirittura più velocità, ma il grosso problema di questo Renato è che appunto tu lo usi, è forte, super presente, intercetta tantissimo, ottimi passaggi, peccato questo playstyle che non è così utile, quello dei driven quando fate il passaggio teso, però non è un giocatore che dici cazzo, ha proprio quel qualcosa in più, no? Quindi è un giocatore che per me l'evoluzione costava mi pare 125-150k, questo dai, col playstyle oro, questo qua una roba e l'altra, l'altro c'ha l'amoro, l'intercetto, però
200k gli darei, 220, 600 assolutamente no. Se lo boostavano di più e se uscirà in futuro un Renato più forte, quindi più boostato, questo sarà veramente tanta 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 roba, perché è il solito Renato, raga, ed è veramente super super presente. Ombra come stile intesa, Lamptey in piccola menzione perché è veramente forte, a me piaceva già tantissimo Leaf. Se volete un terzino destro, questo anche 5 di debole a poco prezzo, peccato il playstyle anche qua che serve assolutamente a niente, a meno che non siete bravi ad utilizzarlo. Con 30k vi portate un super terzino, super solido e super roccioso. Vi assicuro che la forza non è così un problema. Ovviamente, raga, terzino da 30k, capitemi bene. Quindi non avete un super terzino. Ombra come stile. Koundé, pochissima roba, veramente pochissima roba. L'ho spostato di C molto molto meglio. In mezzo al campo poco presente, difficile liberarsi con questo. Passaggi top, ma ovviamente la carta lo dice col piede buono. Però non da usare a centrocampo, per me non mano. Penso che sarà una di quelle carte che verrà dimenticata veramente in fretta. Da DC non male, però a meno che non avete qualche swap in mente, raga, non lasciate perdere questo Koundé nel caso. Ombra, la De Bigna, molto interessante con l'R1, soprattutto contro quegli avversari non fortissimi che lo patiscono. Una buona finalizzazione per le stats che ha. Anche qua ricordatevi coi timer, senza timer secondo me fa molta fatica. Carta non magari da 200k, ma un 150k anche da sub in futuro, con l'R1 è fastidiosa, passa bene la palla, si gira bene nello stretto. Può essere interessante. Con le skill completamente nulla, come se non l'avesse per me, perché è 1,55 m, fa un elastico, fa un fake shot, prende 40 cm di spazio. Prima Virgil, raga, ha fatto un contrasto, la gamba di Virgil è lunga quanto questa di Bigna, quindi vi basti per capire. Se la usate titolare, ovviamente cacciatore. L'ultimo, Courtois, una carta che definirei orribile e stortissima allo stesso tempo. 4-4, quindi già qua non è come almeno Balotelli che dici vabbè, cazzo, c'ho anche la quinta stella. Il dribbling ricorda Balotelli perché dribbla bene e c'ha un gran bel R1, una gran bella corsa tattica. Per il resto, raga, in velocità non va via come Balotelli mai nella vita, a meno che proprio non ha tutto il campo. Finalizzazione non è male col mancino, ma non è nulla di incredibile, ma è proprio storto, cioè non è fluido come Balotelli. Il dribbling è buono ma è storto allo stesso tempo, e ha un buon però R1 che per carità tipo Balotelli non ha. Di testa le prende, perché le prende, però con poi la precisione testa che ha, io non è che crosso tanto, ma quelle poche che ha preso, raga, la palla va un po' dove vuole. Passaggi manco ve lo dico. Carta, se volete farvi due risate, carta che vale forse per me 50k, a dir tanto, a meno che non abusate dei cross, delle sponde e di queste porcate. Nel caso, cacciatore. Io vi ringrazio, sono veramente in difficoltà con la gola come potete sentire. Ci vediamo al prossimo video che sarà la top di difensori, gola permettendo, il primo dell'anno. Buon capodanno a tutti, buon anno a tutti, statemi bene, statevi buoni e ci vediamo presto.